contento di aver accettato l'invito di Francesco Russo e di essere qui con voi questa sera, una bella assemblea affollata di gente che ha la passione democratica e la passione politica. Ho sentito prima un bravissimo autore leggere, meglio interpretare, che cos'è il socialismo, parlo di Sanna naturalmente, che avete appena ascoltato, e mi sono chiesto che cos'è per me. Vedete, sono alla 45esima presentazione in 45 città italiane, gran parte di queste, quasi tutte, sono state promosse da circoli socialisti, da socialisti di quella o quella città, e ovunque ho trovato la stessa passione, la stessa temperatura. Quindi diverso in più c'è qualche capello nero, qualche giovane presenza che naturalmente rincuora e fa ben sperare per il futuro. Ma neri, bianchi o grigi i capelli, credo che la passione politica e questo sentimento che ci accomuna è qualcosa che sfida il tempo, che è capace di vincere il tempo che inesorabilmente passa. Chiedendomi appunto che cos'è per me il socialismo, mi è venuta in mente una pagina del libro che vorrei leggervi, perché è un approccio umano, esistenziale, quindi assolutamente non ideologico, e che appartiene a un'esperienza di vita vissuta e che mi fece uscire dai limiti della mia educazione politica, che è stata un'educazione nella gioventù repubblicana, semplicemente perché questa era la tradizione di famiglia e questo è l'insegnamento che ricevetti da mio fratello maggiore, insegnamento che non rinnego affatto, anzi cui sono grato, perché l'educazione mazziniana, repubblicana, non è distante da quella socialista. Bettino diceva sempre, insomma, mazziniani, garibaldini, voi sapete che lui amava essere garibaldino, più o meno è la stessa cosa, e persino un uomo come Spadolini, un laico come Spadolini, parlava della tradizione democratico-repubblicana, della tradizione socialista, come dei due grandi fiumi della storia italiana, in particolare della storia risorgimentale da cui è nata l'Italia, con tutti i limiti e i difetti naturalmente di tutte le conquiste storiche, che è la nostra patria. Ho passato metà della mia vita in viaggio e la prima parte di quei viaggi l'ho fatta in treno, in terza classe, come lo studente che ero, come gli operai e i muratori che incontravo. Da Milano a Düsseldorf ci volevano 15-16 ore, per Rotterdam di più, poco meno per Parigi. Cercando posto in un treno, trovavo la carrozza già popolata di emigranti italiani saliti a Ragusa, a Reggio Calabria, a Lecce, a Napoli. Accaldati e rumorosi, usavano lo scompartimento come fosse casa loro, facendo cucina, soggiorno e stanza da letto nello stesso spazio, dal tramonto al mattino, a parlare, bere, mangiare, cantare e dormire in 6, 7, 8, quando non c'erano ospiti da altri scompartimenti. Come rifiutare i vuol favorire? Come non assaggiare, non condividere i pasti e la tristezza spavalda di uomini soli, costretti all'esilio di un lavoro lontano? Impossibile non fraternizzare ascoltando le storie strucite di umiliazioni e di ritorsioni in terra straniera, sotto un padrone straniero, tedesco, svizzero, belga che fosse, e tra compagni di lavoro turchi, jugoslavi, portoghesi. Rivedo le valigie ammassate sulle reti, i salami e i formaggi avvolti nella carta oleata, il pane, la pasta ancora tiepida nella pentola sigillata, il fiasco di rosso, la biancheria, le scarpe e gli abiti sciorinati. Risento ancora le chiacchiere urlate, le sconcezze sottovoce e nostra santa consolazione nazionale, le storie di donne straniere perdute di desiderio per un maschio italiano, ossesso, commosso e sguaiato,
inframmezzate da ricordi accorati di donne italiane in attesa di un ritorno, di un ricongiungimento, di un'altra partenza. Io non mi portavo merende e li trovavo pasti arrangiati all'italiana, cioè bene, probabilmente preparati da una donna a casa. Le prime volte interrogato dicevo il mio perché. Vado alla tale scuola, alla tale università per studiare la tal cosa. Ma l'interesse deluso languiva. Tutt'altra musica se rispondevo, vado dalla mia fidanzata. Allora i maschi si mettevano sugli attenti anche da seduti, drizzavano le orecchie come segugi alla posta e con gli occhi accesi, rapiti da un loro sogno, domandavano: italiana, di dove? Straniera, tedesca, e come, bionda? Ce l'hai una foto, dai, fai vedere, dai, voglio ti mostro la mia. Un altro bicchiere e via le storie. Ciascuno la sua, il mascalzone amoroso e il marito intristito, il giovane ancora timido e l'uomo fatto gallo, che nel narrare torna a eccitarsi e a incanaglire. Ruspanti, sanguigne leggende di terza classe, un po' vissute e un po' inventate, ibridi di vero e di falso, come tutte le storie. Ma che avventure, che smargiassate, che tradimenti, che risse. Ecco, mi offrono il Toblerone. E poi ancora, un uovo sodo, un po' di formaggio. Appartato dalla confusione, seduto in fondo allo scompartimento, qualcuno, misero, mesto, piange in una lontananza. Il vicino lo scuote per distrarlo. Un altro afferra la fisarmonica e ci dà dentro. Ecco, finalmente si canta. Ma sì, regolare, proprio quella canzone, chi non la conosce o solo il mio? Tutti, la conoscono tutti. Che ardore, che struggimento, che empatie possono creare il viaggio, la lontananza e la lingua, la terra comune e l'istruzione fondamentale, quella dei sensi e dei sentimenti, che traboccano, languono e poi risorgono in un canto. Uno mi domandò: tu che sei istruito, perché si chiama patria e non matria? Comunque ci capivamo benissimo. Separarsi dalla madre, dalla patria o dalla mamma fa un male cane. Questi sono stati i primi contatti diretti, popolari, che mi hanno fatto capire i limiti della mia educazione, che mi hanno fatto pensare al socialismo come a qualche cosa di più grande che può racchiudere insieme, come disse forse il manifesto più bello della nostra storia, è socialista chiunque vive del proprio lavoro e pensa con la propria testa. Forse i giovani non l'hanno visto mai, mi piacerebbe che qualcuno lo ristampasse, se non lo farà nessuno lo farò io, perché mi sembra il manifesto più bello e che ancora oggi conserva una efficacia immediata, è immediatamente comunicativo, chiunque lo può comprendere, e dà dentro di sé però un elemento di fondo, che è la congiunzione tra la libertà e la giustizia sociale, il tema del lavoro, il tema della libertà di pensiero. Sono esattamente i fondamenti del socialismo umanistico, democratico, moderno. Forse volete sapere, io cerco di non... in realtà riesco a non ripetermi mai questi incontri che si susseguono, per una ragione che non appartiene al mio merito, ma perché cambiate voi. E quando cambia il pubblico, da me cambia anche... copione, cambia l'interpretazione della stessa storia. L'ho chiamato Ricordati di vivere perché a un certo punto nella mia vita è affiorata questo dubbio, questa incertezza, se continuare come i miei fratelli a studiare, a fare il professore, prima al liceo, poi all'università, o se abbracciare fino in fondo la scelta politica che avevo cominciato a annusare nelle assemblee studentesche prima del liceo e poi dell'università. Ricordati di vivere
perché pensai in quel momento, a 20 anni, che la politica è una scelta di vita e che un modo era un modo di capire il mondo, di interpretare il mondo, di essere al mondo. Quindi non soltanto una questione, diciamo, legata all'intelligenza, ma una questione legata all'esperienza, alla vita da vivere, qual è la vita migliore da vivere. E in quel momento, io una cosa sono sicuro nella mia esistenza, di essere stato un bravo studente. Eppure, nonostante fossi un bravo studente, anzi ormai un assistente universitario, la politica prevalse, divenne più forte di ogni altra vocazione, di ogni altra attrazione, perché conteneva questo elemento straordinario, il fare, l'agire, e il fare e l'agire insieme per cambiare il mondo, a cominciare dalla dimora piccola o meno piccola che ci è stata donata dalla sorte. Quindi è innanzitutto la storia di questa vocazione politica, e penso che questo sia utile ancora oggi, e lo sia soprattutto per i giovani, per i quali la politica è visibilmente molto diversa da quella che io ho conosciuto, che ho vissuto e che poi ho cercato anche di insegnare e che continuo a cercare di insegnare. Oggi la politica sembra che si svolga essenzialmente sui cosiddetti media, la stampa e in televisione. Credo che non siano frequenti assemblee come quella di stasera. No. E ovunque mi dicono la stessa cosa. Guarda, Claudio, che 100, 200, certe volte 400 persone noi non le vedevamo da tanto tempo, riunite insieme a parlare di politica. Non è qualche cosa che annoia parlare di politica. Se significa parlare dei problemi della propria comunità, come se significa giudicare una legge, giudicare un provvedimento del governo, o addirittura una vicenda internazionale, come l'invasione di una parte dell'Ucraina che vuole entrare nell'Europa da parte della Russia di Putin. Non annoia la politica. Annoia se diventa calcolo, pure tattiche, allora diventa una questione di professionisti. Purtroppo noi oggi viviamo una strana condizione, che la politica è molto separata dalla gente e sembra essere fatta soltanto da quelli che se ne occupano professionalmente, ma il paradosso è che questi che se ne occupano professionalmente sono dei dilettanti, non dei professionisti. E c'è quasi ormai come una vanteria di essere dei dilettanti, perché la politica sembra avere conquistato tutti i primati di impopolarità. C'erano critiche alla politica anche molto veementi, anche in tutti gli anni che ho vissuto, non solo negli ultimi, in verità già nel 1968, epoca cruciale, la politica era stata la politica tradizionale dei partiti, contestata, disprezzata, vituperata da migliaia, decine di migliaia di studenti, prima della sinistra e poi anche della destra, in nome di utopie salvifiche. Allora non si diceva un mondo migliore. No, si diceva lo Stato borghese si abbatte, non si cambia, e ogni tentativo di migliorare le cose, di riformarle, era bollato come una specie di cedimento, di resa al capitalismo, al potere economico, quando era il solo strumento per riformare anche il capitalismo e per contenere lo strapotere dei padroni del vapore. Il socialismo che io ho conosciuto da ragazzo non godeva un'eccellente salute.
io ho aderito da giovane repubblicano, qual era all'unificazione tra socialisti e socialdemocratici, quindi per me sei fratello esattamente come gli altri. Mi sembrava la divisione più assurda, ed era la più assurda. Non lo era stata nel momento cruciale, purtroppo, del 1948, quando i socialisti si divisero tra chi stava con i comunisti e chi invece voleva stare con l'Occidente, tra chi stava con Mosca e chi voleva stare invece con l'Europa libera e con gli Stati Uniti che ci avevano liberato. Quella scelta fu drammatica, evidentemente, e bisogna riconoscere che aveva ragione Saragat, non Nenni. Aveva così ragione Saragat che anche Nenni si convinse qualche anno dopo, un po' in ritardo purtroppo, perché nel frattempo il tronco socialista era stato spaccato un'altra volta, come era già accaduto negli anni 20, prima dalla rottura dei comunisti, illusi di poter fare in Italia come a Mosca, che ottenne un unico risultato, che in Italia si inventò un'alternativa al comunismo che si chiama fascismo. Rimediato quell'errore con l'unificazione socialista, purtroppo questo esordio pieno di entusiasmo nella storia del Partito Socialista Unificato, nell'arco di 2 anni fu bruciata da una nuova scissione, quella del 1969. Ci ritrovammo noi che avevamo aderito, giovani studenti repubblicani e i miei amici comunisti della destra comunista che avevano aderito anch'essi all'unificazione, ci trovammo quindi senza più un orizzonte politico chiaro e ci legammo a Pietro Nenni, al suo insegnamento in età ormai molto avanzata, del dialogo con i cattolici, di una strategia delle riforme, di battaglie per i diritti civili. E queste battaglie per i diritti civili sono state le sole vittorie di quel periodo iniziale della mia esperienza. Ne ricordo 2 in particolare, quella sul divorzio e quella sull'aborto. Entrambe queste riforme cruciali per i diritti della persona umana e in particolare per i diritti della donna, altro che quote rosa, altro che quote rosa. Il divorzio e l'aborto, questi sì, che hanno cambiato la condizione femminile in questo paese. Sono frutto dell'azione di uno straordinario leader socialista, uno dei più grandi e uno dei meno ricordati, uno dei più moderni e uno dei più trascurati. Si chiama Loris Fortuna. E merita non solo il vostro applauso, ma il vostro ricordo. Noi ci vantiamo spesso, ed è giusto farlo, di aver introdotto lo Statuto dei diritti dei lavoratori nel 1970 di Brodolini, che ne fu l'autore, e che poi nelle mani però del suo successore Don Acattè prese una piega un po' diversa da quella iniziale del riformismo socialista.